Anche oggi il Signore ci chiama a conversione e la conversione è essenzialmente una intimità sempre più profonda con Lui, essere uniti a Lui, essere ammaestrati da Lui, umiliarci, cioè metterci davanti a Lui come San Francesco, no? Che diceva: chi sei tu, Signore? E chi sono io? È tutto qui. E questo anche la comunità è molto importante, perché nella preghiera personale sempre c'è un rischio di prendere il volo, di spiccare il volo, di alienarsi, in positivo o in negativo, non importa. O alle volte, no, nella preghiera personale ci sentiamo i più grandi peccatori di questa terra, cominciano gli scrupoli da tutte le parti, come brufoli, come... Oppure, ma insomma, ecco, senti qualcosa, vedi che sei Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Lisi, tutti insieme. Si ondeggia un po', no, tra questo, tra una situazione e l'altra, anche e soprattutto nella ricerca della consolazione, no? Nella ricerca di qualcosa di concreto, reale, no? Carnale, se vogliamo. Con il Signore la relazione è un'altra cosa. Con il Signore la relazione si dà, come dice il Vangelo di oggi, nello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci convince di peccato, ed è lo Spirito Santo che attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, che così come siamo, siamo infinitamente amati da Lui. Chi ha questa esperienza, dice San Paolo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, che non è soltanto il pensiero logico, il pensiero intellettuale, se non il nous, quello che informa tutta la vita di Cristo, la sapienza, il discernimento, lo sguardo, la fede del Figlio di Dio nella sua umanità. Se abbiamo questo, automaticamente la nostra vita è un riconoscere Lui, cioè un testimoniare Lui, e non è che devi metterti lì, dice, non vi preoccupate di che cosa dire, cosa discolparvi, eccetera. Questo potrebbe essere anche una parola da meditare, da scrutare, per esempio nelle nostre parrocchie o anche negli ordini religiosi o dove sia, fino a una famiglia cristiana, evidentemente, una comunità. Questi consigli pastorali che durano ore e ore, in fondo sempre pensando di essere assediati. È un grande problema della Chiesa, di questo tempo soprattutto, diciamo dal Rinascimento in poi, è il rincorrere tante volte il mondo, un complesso di inferiorità, un doversi attestare, un dover avere degli attestati, dei riconoscimenti dal mondo. La solitudine nel mondo non ci piace, non ci piace per niente. Vorremmo avere come sempre tutte porte aperte, poter stare bene con tutti. Che è vero che dice San Paolo, cercate la pace con tutti, con quelli di dentro e con quelli di fuori. Ma un'altra cosa, la pace è quella che porta il Signore, non è quella che pensiamo noi. Dico questo perché, di che mi devo preoccupare? Se il programma pastorale è essere crocifisso con Cristo, se il piano pastorale di una parrocchia è condurre i fedeli, i figli, a stendere le braccia gli uni per gli altri e dare la vita. Di questo si parla poco, però normalmente nei piani pastorali non è che c'è il martirio previsto, io non ne conosco, forse. Dare la vita. Non c'era nella Chiesa primitiva un piano pastorale, anche perché il piano pastorale te lo presentava il mondo. Cioè, tu diventavi cristiano, mettevi il piede fuori dalla comunità e ti prendevano, e ti bruciavano, ti inchiodavano la croce, ti uccidevano, davano in pasto alle fiere, così come in Giappone, nella prima generazione di cristiani, ma così in tutto il mondo. I martiri canadesi, sarebbe interessante leggere il martirio dei martiri del Canada, no? Ecco. Ma quello sta nei nostri piani pastorali? Perché dice, io mi preoccupo se voglio sfuggire il martirio, che è legato a quello che ha detto il Signore. Chi mi riconoscerà e chi non mi riconoscerà. Perché il punto è tutto lì. Perché siamo stati scelti noi? Ecco, oggi uno potrebbe meditare questo. Perché? Perché io? E non mio cugino, mia sorella, mio nipote, che magari è divorziata lì. Perché? Che ho fatto di? Mi sono nata io e il Signore ha detto, ma guarda, lei già mi ha visto con l'abito da suora e già ha detto, guarda, questo gli cadrebbe bene a lei. A lei no. Ma a lei, guarda, l'abito da suora gli viene proprio bene. O questo, guarda, guarda, questo col clergyman, perfetto, meraviglioso. L'altro no, orribile. Per dire, no? Ma non solo l'abito, dice, ma forse ho delle caratteristiche, forse... E stiamo lì, da una parte soffrendo e macerandoci perché non riusciamo ad arrivare a quel target, a quella
no? A quel livello di religiosa, religioso, quello che sia, no? Prete o anche padre, madre, che dovrebbe, non è, che dovrebbe essere, no? Non è così. Noi siamo stati chiamati misteriosamente, se ha funzionato con noi, con ciascuno di noi, quello che ha funzionato con tutti i chiamati di Dio, normalmente nel peggio, non proprio nel meglio, normalmente nel peggio, cominciando dal popolo di Israele, cominciando da Abramo, un fallito che non aveva figli, non aveva nulla. Non credo che noi siamo stati scelti invece tra la crema umana, non ci piace, però è così, è la verità. Ma per che cosa? Per essere come la luna, che è la Chiesa, per rifrangere, quindi riconoscere il Signore davanti agli uomini. Per questo la mia preoccupazione non è come discolparmi, perché la mia fede, se è un dono soprannaturale, se non è una cosa che io cerco di impadronirmi, di gestire, di plasmare, eccetera, se la fede è qualcosa che mi viene data e che è viva in me, se Cristo è vivo in me, se lo Spirito Santo parla in me, si impone automaticamente. Allora appare quello che c'è nel libro della Sapienza, no? Dice, mettiamo a morte il giusto, saggiamo se è vero quello che dice. Non può essere diversamente, non possiamo sperare qualcosa di diverso. Non possiamo, saremmo totalmente ingannati. La Chiesa in Amazzonia, come a Roma, come in qualunque altra parte del mondo, non può non essere perseguitata. Che cosa può annunciare la Chiesa? Che Cristo ha preso il peccato di ogni uomo, che Cristo è entrato laddove l'uomo si è cacciato con il suo peccato, ingannato dal demonio, e lo ha tirato fuori, che la vera liberazione è la liberazione dal peccato. E che se non cambio il cuore dell'uomo, hai voglia tu a parlare di tante cose, di ecologia, di politica, di ingiustizia, continueremo a fare peggio. In questa generazione che prova tutti noi, è una chiamata a conversione per me. Se ci fossero in tutta l'Amazzonia 100, numero 100 cristiani, cambierebbe tutto. Tu immagina 100 cristiani che danno la vita, martiri. Siamo chiamati a questo. Per questo bestemmiare lo Spirito Santo è il pelagianesimo, è il mettere l'uomo al centro. Anche in una congregazione religiosa, anche in una casa religiosa, come anche in una famiglia. Mettere l'uomo al centro. Piano piano togliere Dio. Nel nome di Dio mettere l'uomo al centro. I suoi criteri mondani, i suoi pensieri. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché dire, senti, mi sembra che non l'hai fatto tanto bene. Guarda, non l'hai fatto bene. Adesso ci provo io. E metti come dici tu. Gestire la Chiesa managerialmente, gestire tutto, la famiglia in un certo modo, la parrocchia in un altro. E non ascoltare lo Spirito Santo umilmente. Guarda Giovanni Maria Vianney, che cosa ha fatto? La parrocchia è cambiata radicalmente, in un'unità, un'intimità con Cristo, enorme, che gli dice cosa fare, cosa dire e cosa non dire, dove andare e dove non andare. Fratelli, questo al quale siamo chiamati tutti, è una missione enorme, rimanere nel nostro posto, accettando la nostra debolezza, portando il peso della nostra debolezza, tante volte delle nostre contraddizioni, delle nostre inadeguatezze, e chiedere allo Spirito Santo che possa essere questo nostro maestro interiore, che possa essere lo Spirito di Cristo a vivere in noi, nei nostri sguardi, nelle nostre parole, togliere di mezzo il nostro ego dal centro della nostra vita, dal centro delle nostre comunità, togliere, scomparire e lasciare che sia Cristo a condurre la nostra vita, ma davvero, ma questo veramente. Consegnare completamente la nostra vita a Lui, ogni giorno, come Abramo che sperò contro ogni speranza, non guardando la sua morte, l'impossibilità di avere un figlio, e molto di più quando è salito al Moria, che ci aspetta anche oggi, dove lasciare Isacco, per vedere tutto trasfigurato, e lottare contro la bestemmia, contro lo Spirito Santo, che è l'incredulità, che è il sostituirci a Dio, peccato originale. Io faccio io, tu no, tu non puoi. E quello che hai fatto non l'hai fatto bene, mentre invece proprio quello che opera Dio nella nostra vita e che noi vogliamo scartare, proprio le crisi, le sofferenze, le difficoltà che Lui permette nella nostra vita, fanno parte di un disegno di misericordia per farci vedere chi siamo e per poter passare ogni giorno per la porta stretta, entrare nel cielo ed essere testimoni della vita eterna.